Salta appalto all'Azimut, 150 senza lavoro. A seguito della revoca degli appalti alla ditta Minuti di Treviso, i dipendenti del cantiere Via Regino hanno trovato i cancelli chiusi. L'allarme dei sindacati. Civitali Paladini al Campo di Marte, avanti con il piano prefabbricati. Accordo tra provincia e comune di Lucca per la collocazione nell'area dell'ex ospedale dei moduli per la risistemazione provvisoria di classi, laboratori e uffici. I ritmi calzanti del geniale Caparezza in 7000 sotto la pioggia per seguire il concerto del cantautore pugliese, secondo appuntamento del Lucca Summer Festival 2018. La magia dell'America negli scatti di Bresson, fino all'11 novembre il Lucca Center of Contemporary Art ospita la straordinaria mostra fotografica Henri Cartier-Bresson in America. Il Castelnuovo riparte da Contadini, il 44enne ex gialloblu è il nuovo tecnico della blasonata formazione garfagnina che parteciperà al campionato di eccellenza. Intanto via al mercato, partono Tolaini e Nardi. La terra di Ucci a rally di San Marino, il pluricampione italiano deve difendere 25 punti di vantaggio dall'assalto di Scandola, Campedelli e Crugnola, pattuglia lucchese ridotta, al via solo Panzani e Martinelli, oltre naturalmente allo stesso Andreucci. A tutti buon cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque apriamo purtroppo con una notizia non bella, salta appalto all'Azimut e 150 persone rimangono senza lavoro. È giunta all'improvviso stamani la notizia della revoca degli appalti alla ditta Minuti di Treviso che stava operando presso il cantiere Azimut nella zona industriale di Bicchio, a Viareggio, dove si producono imbarcazioni chiavi in mano. Un fatto inaspettato e grave perché, pur sapendo delle difficoltà della ditta in questione, un passaggio del genere avrebbe dovuto essere gestito diversamente, senza scossoni e senza perdita di posti di lavoro per Viareggio e la Versilia. Non sono i dipendenti propri di Azimut, ma dell'azienda alla quale aveva affidato chiavi in mano la costruzione di imbarcazioni anche nuove. Le ragioni a noi non sono del tutto note, fermo restando che per quello che erano le voci che già circolavano c'erano problemi dal punto di vista della qualità del prodotto, delle consegne e noi aggiungiamo anche della qualità del lavoro, perché le notizie che avevamo corrispondevano al fatto che le retribuzioni non venissero pagate puntualmente, che ci fossero problemi anche legati alla sicurezza, fatto che ovviamente ci ha messo in allarme. E da stamani Azimut Venetti ha deciso che questi lavoratori non dovevano più avere accesso ai propri stabilimenti, revocandogli e disattivandogli quelli che sono i badge. Hanno trovato le guardie e la vigilanza che ha concesso semplicemente l'accesso per ritirare i propri effetti personali dagli spogliatoi. Da oggi questi lavoratori sono tutti a casa. Stiamo cercando di rapportarci con la direzione di Azimut Venetti, che non si trova qui a Viareggio, ma si trova ad Avigliana per quanto riguarda questa divisione produttiva. Stiamo cercando di capire come si può trovare una soluzione dal punto di vista occupazionale. Il sindacato di categoria ha subito richiesto un incontro con i vertici aziendali di Azimut Venetti per comprendere le ragioni e le ricadute di questa iniziativa, il cui esito deve in ogni caso garantire l'occupazione di tutti i lavoratori interessati insieme alle retribuzioni e ai trattamenti dovuti. Civitali Paladini, ecco il piano dei prefabbricati al Campo di Marte. C'è l'accordo tra provincia e comune sulla collocazione e sulla dislocazione dei moduli prefabbricati nell'area del Campo di Marte per la sistemazione provvisoria di classi, laboratori e uffici degli istituti Civitali e Paladini. Provincia e comune, con la firma del presidente Menesini e del sindaco Tambellini, hanno inviato infatti alla direzione generale dell'azienda sanitaria toscana e alla regione una lettera con allegata la proposta della sistemazione al Campo di Marte, ritenuta tra le varie ipotesi studiate e verificate la più adeguata e compatibile sotto vari profili, in primis quelli della sicurezza e della funzionalità, nonché l'assoluta necessità di garantire una dislocazione logistica adeguata alle esigenze della scuola. La sistemazione scelta, in sostanza, prevede il posizionamento di una parte dei prefabbricati in una metà del parcheggio esterno, mentre la maggior parte dei moduli abitativi sarà collocato internamente con due blocchi a due piani sull'area verde,
altri moduli e un piano adiacenti alla palazzina che una volta ospitava la risonanza magnetica, in modo da usare i bagni esistenti. Una metà dell'area interna verde sarà lasciata tale per essere utilizzata come area ricreativa per gli studenti. Nella parte dell'edificio in muratura del vecchio ingresso, palazzina ex bar, negozio e posto di polizia, saranno ricavati invece alcuni uffici per la segreteria e la dirigenza scolastica. Nell'ambito territoriale di Lucca, dunque, si è registrato nelle ultime ore un caso di meningite da meningococco B, che ha colpito una donna straniera di 52 anni, residente in Valle del Serchio, che lavora però nella provincia di Pistoia. Le condizioni della paziente, ricoverata da mercoledì sera all'ospedale San Luca di Lucca, sono ritenute buone dai sanitari. Parliamo del Lucca Summer Festival, secondo appuntamento di questa edizione 2018 con Caparezza. Uno spettacolo entusiasmante, ricco di colpi di scena, effetti speciali e tanto, tanto divertimento. La prima data del tour estivo Prisoner 709 di Caparezza è stata un vero successo ed ha in qualche modo spazzato via per una serata tutte le polemiche di questi giorni sul Summer Festival. Quasi 7.000 giovani e anche giovanissimi che sono accorsi in Piazza Grande per questa prima data del tour del rapper pugliese, che in qualche modo segna il proseguo di quello del Palasport di quest'inverno. E la piazza balla, tutta, trascinata dai testi, a volte impegnati, spesso ironici, del cantante, ma anche dallo spettacolo che si svolge sul palco, dove il capa è affiancato da un cast eccezionale di ballerini e musicisti. E nemmeno la pioggia, che è iniziata a cadere poco dopo l'inizio dello show, ha in qualche modo raffreddato l'entusiasmo dei fans, che hanno ballato e cantato per tutte le due ore di concerto. E adesso occhi puntati per la data di domenica, quando a Lucca arriverà la rivelazione Sfera e Basta, vero e proprio idolo dei teenager nostrani. Opposizione sul sentiero di guerra, così potremmo dire a Porcari. Vediamo di capire perché nel servizio che segue. Il comune di Porcari non ha partecipato al bando regionale per i finanziamenti in ambito di edilizia scolastica che scadeva il 23 giugno. È grave, si tratta di un'occasione persa per il nostro territorio, spiegano dall'opposizione. A rischio c'è la realizzazione della nuova scuola promessa entro fine mandato da questa amministrazione, per cui vogliamo le dimissioni della giunta. Lo hanno chiesto i consiglieri del gruppo La Porcari che vogliamo, Riccardo Giannoni, Massimo Della Nina, Barbara Pisani, Chiara Favilla, che parlano di un'occasione persa per il territorio. L'argomento è il bando per sostenere interventi sulle scuole esistenti e per realizzazione di nuovi plessi, con uno stanziamento a livello nazionale da 1.700.000.000. Oltre 600 i progetti presentati in regione, fra cui 37 da parte del comune di Lucca, 18 da Capannori, 4 da Seravezza, 2 da Altopascio ed 1 da Monte Carlo e da Forte dei Marmi, cui si vanno ad aggiungere altri 31 presentati dalla provincia di Lucca per le scuole superiori. La mancata partecipazione a questo bando è un bando fondamentale, perché non parteciparci comporterà un grave danno per la nostra comunità. Per il prossimo triennio non avremo possibilità di finanziamento, quindi probabilmente il sogno di avere una nuova scuola si allontana di molto. Noi riteniamo che
chi ha la responsabilità politica di guidare l'ente ne debba in qualche modo riflettere, debba prendere atto di quello che è accaduto e debba trarre le conseguenze, le dovute conclusioni, che a nostro parere non possono che essere quella di dimettersi, riconsegnare le deleghe al sindaco, e quello che chiediamo che venga fatto da chi ha una responsabilità diretta in questi settori, ma in generale da parte dei componenti dell'attuale giunta del Comune di Porcari. La magia dell'America negli scatti di Henri Cartier-Bresson. Fino all'11 novembre il Lucca Museum, Lucca Center for Contemporary Art, accende i riflettori sulla mostra fotografica Henri Cartier-Bresson in America, a cura di Maurizio Vanni e organizzata in collaborazione con Magnum Photos e Fondation Henri Cartier-Bresson. L'esposizione, che si compone di 101 immagini in bianco e nero, riunisce gli scatti che il fotografo parigino, fondatore insieme a Robert Capa della Magnum Photos, realizzò negli Stati Uniti, a partire dalla metà degli anni 30, quando visitò per la prima volta il paese, fino agli inizi degli anni 70. Questi lavori sono riusciti a catturare la realtà e l'essenza della vita americana di allora, mostrando in particolare la diversità della ricca società americana. Oltre 25 anni di randagismo disciplinato, ma solo in parte. La filosofia di un artista, alla fine Henri Cartier-Bresson non è solo un fotografo, anzi, forse è riduttivo a definirlo tale. Un pittore, un disegnatore, ma soprattutto negli Stati Uniti acquisisce una grande esperienza cinematografica. Forse il suo sogno era diventare regista, non l'avrà mai fatto se non a livello sperimentale, ma acquisisce dal cinema la grande potenzialità mentale delle inquadrature, delle composizioni. Dal disegno acquisisce l'abilità del chiaroscuro, dalla pittura prende eredita l'illusione prospettica. Insomma, l'artista del momento decisivo, colui che va senza strategia, aspetta, inventa o segue un presagio di bloccare l'immagine, bloccare il momento. Di fatto passa alla fotografia perché crede che la pittura non sia sufficiente e rapida per bloccare il momento che sarà considerato l'eterno di uno scatto che perpetua l'anima di ogni persona ritratta. Venerdì a Villa Bottini, serata di gala della Società Lucchese dei Lettori, durante la quale verranno premiati i primi tre scrittori ed il vincitore assoluto scelto nella terna finalista. Rapidamente il programma: alle 18 lo spoglio delle schede e la premiazione dei vincitori da parte del sindaco di Lucca Tambellini, alle 19 la premiazione di un alunno da parte del provveditore agli studi Donatella Bonriposi e alle 19.30 un breve intrattenimento musicale con Graziano Polidori, Laura Masini, Valentina Vitolo e accompagnati dal maestro Silvano Pierucci. Andiamo a Fornaci di Barga, dove è stata presentata la carta igienica, una carta igienica innovativa ed ecologica. Da oggi questo fastidioso e inutile scarto che rimane dall'utilizzo della carta igienica non ci sarà più. L'invenzione è assolutamente innovativa ed ecologica ed è stata presentata a Fornaci di Barga in occasione del Tissue 2018. La carta igienica, senza l'inutile scarto finale, sarà realizzabile grazie a macchine di produzione realizzate dalla Paper Converting Machine Italia. Abbiamo tolto quello che effettivamente non serve, che era lì solamente per un'esigenza industriale, perché fino ad oggi non era possibile fare il rotolo di carta igienica senza il tubo interno. Invece noi siamo riusciti a fare un prodotto dove il tubo interno non c'è più. Sono arrivati da tutto il mondo per assistere alla produzione dimostrativa dei rotoli di carta igienica che potremmo definire impatto zero. Questa carta ad oggi è già sul mercato in alcuni paesi europei. La stessa macchina utilizzata per la dimostrazione tra 10 giorni produrrà carta igienica in Germania, ma siamo sicuri che a breve la semplice ma innovativa soluzione, curata personalmente da Sergio Casella, conquisterà tutto il mercato mondiale. La carta, come vediamo, potrà essere consumata completamente fino all'ultimo centimetro, non producendo nessun rifiuto. Anche per questo che tra gli ospiti della manifestazione abbiamo trovato Alessio Ciacci, premio europeo Innovation in Politics 2017. Un rotolo senza anima di cartone che si sposa benissimo con quelle che sono le priorità definite dall'Unione Europea, perché io sono un esperto di riciclo, ma le prime priorità definite dall'Unione Europea nella gestione dei rifiuti stanno proprio nella prevenzione della produzione dei rifiuti, e quindi costruire prodotti che poi vanno ai clienti e che riducono la produzione degli scarti, che siano riciclabili o non riciclabili, ma che riducono a monte, è senz'altro la prima scelta ecologica da fare, che sempre più istituzioni, in questo caso il mercato,
spinge a livello nazionale e internazionale. Quindi... Simone Vergamini, secondo classificato nella gara tra i migliori sommelier della Toscana 2018. Vergamini, che a suo tempo avemmo modo di conoscere a Buongiorno con noi e che rappresentava la delegazione di Lucca, ha ottenuto senza dubbio un risultato di prestigio e molto significativo. Per la cronaca il titolo è andato a Simone Loguercio, sommelier della delegazione di Firenze. Ed ora andiamo in Garfagnana, a Castiglione, per parlare del torrente Esaurolo. In questi ultimi decenni il livello del torrente Esaurolo, conosciuto anche come canale di Castiglione nel comune di Castiglione di Garfagnana, più precisamente nella località Laghiare al Mulino, ha eroso il terreno in una parte del suo livello di oltre 3 metri, corrodendo anche le sponde. Di fatto ha scavato un vero e proprio canyon, o più esattamente una lunga trincea, mettendo così a rischio le abitazioni che si trovano più in alto e la struttura a valle come ponti e altre protezioni. Grazie a 2 progetti regionali con finanziamenti europei, il consorzio di bonifica 1 Toscana Nord è intervenuto investendo in questi 2 cantieri oltre 250.000 euro. Vanno a mettere in salvaguardia questa parte di torrente, che altrimenti potrebbe causare un'erosione sul territorio e potrebbe portare anche chiaramente a un trasporto a valle di un'enorme quantità di materiale che potrebbe causare delle problematiche di intasamento e quindi di deviazione dei flussi a valle, causando delle inondazioni in campi coltivati e danneggiando le infrastrutture viarie che sono presenti a valle di questo tratto. Sono interventi necessari per sistemare il nostro territorio e soprattutto i versanti lungo il fiume, perché vederli oggi apparentemente sembrano fiumi innocui, ma in realtà hanno un notevole aumento di portata e quindi crea questi danni, questi fenomeni eccezionali. Per cui siamo molto soddisfatti dell'opera che sta facendo il Consorzio di Bonifica. Il PSR continua a essere uno strumento fondamentale per la messa in sicurezza dei nostri paesi montani. Qui siamo nel comune di Castiglione della Garfagnana, era necessario rinforzare le sponde per assicurare appunto i cittadini che vi abitano vicini. È un intervento che metterà in sicurezza un'ampia zona di questo territorio. Ancora jazz per la 16ª edizione dell'International Academy of Music Festival. Venerdì alle 21.15 a Castiglione Garfagnana, in piazza Vittorio Emanuele, a ingresso libero, in scena il Desideri Gaddit Quartet con un programma originale e 2 ospiti importanti come il percussionista Francesco Petreni e il contrabbassista Filippo Pedol. Chiudiamo con un appuntamento assolutamente da non perdere con la nostra emittente, la seconda semifinale del Barzellettiere di Lucca, Mi fai sganascià, che si è svolta nei giorni scorsi in piazza Felice Orsi a Porcari e che Noi TV vi proporrà venerdì sera alle 21. Bene, è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.